Contro Cuneo torniamo a casa con una sconfitta, vero, ma torniamo a casa tanto con un punto in classifica che è qualcosa comunque di importante. E secondo me torniamo a casa con delle sensazioni positive su alcune cose e con degli spunti su altre. Allora, gli spunti sono legati al fatto che iniziamo il girone di ritorno, tutte le squadre iniziano a trovare, no? Iniziano a trovare un'amalgama, iniziano a trovare una quadra, Cuneo è una squadra comunque molto forte, soprattutto in casa, e dobbiamo essere disposti ad andare su questi palazzetti qui a soffrire, a giocare contro squadre che sono molto aggressive al servizio, che comunque ci tengono lontani da rete, quindi dobbiamo stare lì e essere bravi nell'aspettare che arriva il nostro momento. Invece ci portiamo via di positivo che la sensazione che io so, che io spero che arrivi anche ai ragazzi, è che noi quando siamo in campo io ho sempre la sensazione che riusciamo a fare qualcosa di buono per rimettere in piedi i set, per rimettere in piedi la partita. Perché abbiamo sia delle grandi qualità individuali, fondamentali, ma abbiamo anche dei momenti di gioco dove, quando acceleriamo, insomma, facciamo vedere, secondo me, una bella pallavolo. Siamo ancora con qualche cerotto, siamo ancora con delle difficoltà, però, ecco, nonostante questo, non ci siamo mai lamentati e siamo sempre riusciti a fare delle buone cose. Quindi, dai. Secondo me, ci prendiamo il buono e ci prepariamo al meglio per la partita di domenica con Reggio. Sono molto contento che il mio lavoro sia apprezzato così bene. La squadra e lo staff mi danno tranquillità che mi permette di giocare bene. Secondo me abbiamo l'opposto più forte della categoria. Invece io devo ancora dimostrare le mie capacità in A2, quindi è normale di stare meno in campo. Quando diciamo, no, in giro che facciamo pallavolo come mestiere, ci prendono un pochettino in giro e ci dicono che lavoro è. Ecco, io dico che in questi periodi qui dell'anno emerge che tipo di lavoro è, un lavoro dove tutti, staff, ma anche i ragazzi, devono rinunciare, no, a quelle che sono dei momenti di svago, a dei momenti per stare con la famiglia, a dei momenti per festeggiare, per stare in palestra, per lavorare. Quindi non solo si rinuncia a quello, ma bisogna comunque mantenere un livello alto sempre di concentrazione, perché purtroppo noi sotto le feste giochiamo più che in altri periodi. Quindi ecco, mi piace spendere due parole per i ragazzi, ma per tutti i ragazzi, tutte le squadre che comunque fanno questo tipo di lavoro qua, che rinunciano a tanto, rinunciano a stare con le famiglie e qualche volta questo lo sottovalutiamo, no? Dicono sì, ma sono pagati. Non vuol dire perché qualche volta stare lontano da casa è veramente difficile. Quindi direi che spendo queste due parole qui per ringraziare un po' tutti i ragazzi che comunque hanno dimostrato in questo periodo grande senso di appartenenza e grande senso di responsabilità. Volevo vedere il livello in A2 e se io ho il livello per A2. Per me è un vantaggio di far parte da una squadra così forte che vuole vincere. È vero che sono stato sempre in campo in A3, però il mio ruolo quest'anno è diverso e quindi sì, la nostra squadra gioca bene e vince. Ho fatto un buon lavoro durante la settimana. Mi trovo bene in Italia e il livello è molto molto alto rispetto a Francia, anche in Turchia secondo me, il livello in Italia è molto più alto. Il livello di preparazione fisico, il livello di tecnico e tattico, sicuramente
La tattica in Italia è molto diversa, più difficile di giocare, ma per i giocatori che hanno livello alto, quindi secondo me è molto molto meglio di giocare in Italia. Non mi venire che arriva Reggio. Reggio è una squadra che nel girone dell'andata ha fatto soffrire tantissimo, una squadra contro cui probabilmente abbiamo fatto un po' di montagne russe all'andata perché avevamo quasi vinto un set, poi l'abbiamo perso, avevamo quasi perso la partita, poi l'abbiamo recuperata con le unghie, con i denti, l'abbiamo vinta al quinto. Quindi noi insomma ci teniamo a fare una partita diversa da quella dell'andata, una partita dove riusciamo ad imporre un pochettino di più il nostro ritmo, anche se sarà difficile. Reggio comunque una squadra che al netto del fatto che nelle ultime due gare ha giocato senza l'opposto titolare, ma sostituto ha fatto molto bene, è una squadra che ha cambiato, una squadra che ha preso un giocatore nuovo, ha preso Preti, un giocatore molto esperto per la categoria. Quindi dovremmo essere bravi, secondo me, nel concentrarci molto nel nostro gioco, nel tenerli molto lontano da rete. Quindi fa un buon lavoro al servizio, poi ecco, essere bravi soprattutto nel contenere un pochettino quelle che sono le loro risorse più importanti, a prescindere se giochi o no lo posso titolare, perché comunque il secondo sta facendo delle buone cose. Quindi sarà una partita complicata e dovremo essere molto molto bravi a spingere da subito sull'acceleratore. Ma non posso dire che sia facile per me, sicuramente un gran merito va alla mia moglie che mi capisce, mi supporta. Quando entro in palazzetto, per me è come per le persone che vanno a lavorare. Devo essere concentrato, devo fare il mio lavoro al meglio delle mie capacità. Sì, quando finisce l'allenamento. Subito c'è una videochiamata, certo. E al momento la situazione è questa. Spero che ci sia l'opportunità per loro di trovarmi qui. Siamo reduci da una partita a Cuneo dove abbiamo giocato in un palazzetto dove c'erano quasi 2000 persone. È chiaro che Cuneo, no, è una città grande, palazzetto grande. Noi, insomma, essendo primi della classe, vogliamo provare a essere primi della classe anche in questo. Quindi provare a riempirlo questo palazzetto qua, perché il 26 che c'era così tanta gente, giocare e vincere è stato speciale, ha dato secondo me un impulso veramente importante, ragazzi, e secondo me più siamo, più la squadra riesce a esprimersi al massimo. Quindi l'invito è quello di venire tutti al palazzetto a tifarci. Vi aspettiamo domenica alle 18, Palazzetto di Grottazzolina.